tutti i film, quasi tutti i film del mondo parlano d'amore. Questo qui però appartiene a quella piccola categoria in cui la storia d'amore è tutto quello che c'è, è centrale, quindi deve avere tutta un'altra credibilità e questo passa tantissimo attraverso la coppia. Come si lavora a una cosa del genere rispetto ai molti altri film che avete fatto in cui c'era anche una storia d'amore? Beh, sì, mi sembra che hai fatto un'analisi che condivido, certamente. Innanzitutto bisogna partire dal lavoro con il partner, con il collega, con l'attore, cioè da lì bisogna Chiamami partire. come per Come ti devo, nome. come, con Chiamami per Jasmine. nome. Jasmine, va bene? E quindi diciamo il lavoro che abbiamo fatto insieme è stato determinante, fondamentale, il fatto di veramente lavorare Ma sono più uniti. le minuzie o è più il disegno generale che dà poi l'impressione di credibilità al fatto che questi due personaggi che non esistono, sono finti, si amano davvero? Ma io credo entrambi, diciamo che siamo partiti da una base molto buona, nel senso che i dialoghi, la struttura narrativa del film erano, poi alla fine non abbiamo cambiato veramente pochissimo, no? Quindi abbiamo rispettato molto il copione. E vedendo il film, ma anche interpretandolo, mi rendevo conto che i dialoghi erano veramente ben scritti, molto ben scritti. Però certamente quelle minuzie, questi piccoli dettagli, secondo me fanno la differenza. Ma non tanto le minuzie come degli accessori che mettiamo lì per arricchire di qualcosa, no? Anzi, per chi siamo noi, per il modo in cui ci siamo incontrati e come lavoriamo, è proprio il contrario, cioè cercare di restituire quanto più possibile l'essenziale, ma in maniera autentica. Siamo sempre all'interno di una rappresentazione, questo senz'altro, appunto ci sono proprio dei personaggi che sono stati inventati da una scrittrice, messi in scena da un regista e noi siamo lì a dare carne. In questo dare carne però, come dire, li umanizziamo come gli esseri umani che siamo noi. Quindi in un certo senso vi somigliano, per quanto magari Beh, diversi. sicuramente c'è stato un processo in cui i personaggi si sono via via interpretandoli avvicinati a noi, sicuramente, io credo che questo sia avvenuto, però in maniera inconsapevole, non è che abbiamo deciso delle cose. È chiaro che la rappresentazione, per quel che mi riguarda, va sempre trascesa, perché cioè, la rappresentazione, ok, però. In questo caso noi abbiamo cercato di mettere in scena una storia d'amore, no? Quindi la parola amore già racchiude proprio un territorio molto pericoloso dove di fatto, insomma, è complicatissimo riuscire a raccontare questa cosa qui, quindi va vissuta, ecco. Insomma, in qualche modo ci siamo amati. Ma come in qualche modo, No, dico sì, ci veramente. amiamo, cioè Che ci vuoi dire? vogliamo molto bene uno, due ci rispettiamo profondamente e questo rispetto non nel senso ti rispetto, cioè, nel senso proprio nel momento di stare insieme a condividere quello spazio-tempo davanti a Comunque la cosa una camera. incredibile, che questo forse è un esempio che in qualche modo scioglie un po', che spiega meglio quello che volevo dire, cioè stiamo facendo le interviste, ora questa intervista, subito dopo ne faremo un'altra in cui più o meno ci faranno le stesse domande, anche se... Peggio di queste No, 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 non voglio sicuramente. discutere di questo, anzi le tue domande sono ottime, però di fatto no, con lei non riusciamo a fare una intervista uguale all'altra, mentre in genere in questi casi sono tutte molto simili, si procede per no, anche le risposte sono uguali, ecco. Jasmine, io e Jasmine insieme siamo un po' così, siamo proprio Il liquidi. Sì, disordine. siamo disordinati. E questo è un po' anche stato il nostro modo di lavorare, ecco. Senti, la storia del film necessariamente, essendo un melodrammone, è una storia estrema, forte, che ha dei momenti terribili e altri fantastici. È qualcosa che vi augurereste di vivere, una storia così forte? Beh, perché è vita comunque, nel senso che il film di Sergio in qualche modo riesce a raccontare qualcosa di comune, al di là del fatto che lo si sia veramente vissuto oppure meno, no? Ecco, una vita piena è una vita che conosce chiaramente alti e bassi e l'amore, insomma, si esprime al suo meglio quando è questo, quando è passione nel senso di appassionato e patire.
Anche per te, a urlare e ballare in mezzo alla strada? Ma diciamo, hai fatto due esempi di cose che non ho veramente vissuto, però invece in molti altri aspetti li ho veramente, cioè, mi sono ritrovato a fare quelle discussioni assurde in cui di fatto l'oggetto della discussione non è il vero motivo della discussione, ma c'è dell'altro dietro, cioè, quindi quelle dinamiche lì un po' in cui qualsiasi cosa dici e tanto... Come accade nel film con la discussione su Tyson, mi sembra di capire. Esattamente. Il Tyson chiaramente non è il vero motivo della discussione, sì, è anche quello un punto di vista, no? Dici non devi insegnare ai nostri figli la violenza, come puoi giustificare il gesto di Tyson che morde l'orecchio a... Però è chiaro che quello non è il vero motivo, no? È una scusa per in realtà rinfacciare all'altro il fatto che non lo sopporti più.